questa è la zona economicamente più importante della città, fino a quando appunto nel 1555 Paolo IV decide di chiuderlo. Perché Paolo IV decide di chiuderlo? Dopodiché tutto parte da lontano, parte da Venezia. Una decisione che viene presa a Roma, questo è vero, ma il primo ghetto d'Italia non sta a Roma, il primo ghetto è a Venezia. I problemi fra la Serenissima e gli ebrei furono diversi, erano problemi di natura economica, che poi Venezia trasforma in problemi di natura religiosa, andando appunto a definire l'esistenza appunto di un ghetto vero e proprio, meglio trasformando. Prima c'era una Giudecca, quindi che è un'isola molto grande, a non sapere quanti ebrei vivessero a Venezia in quel periodo. Dopodiché viene la popolazione ebraica della Serenissima, viene spostata al ghetto e lì rinchiusa. Il ghetto è da getto, buttare, perché era appunto un altro posto in cui venivano buttate ferro, venivano utilizzati scarti in quella zona di Venezia. Quindi a Venezia il primo ghetto viene istituito per meri schifosi motivi di natura economica, che poi vengono ancora più schifosamente trasformati in motivi di natura religiosa. È chiaro che se a Venezia gli ebrei erano rinchiusi, Roma si doveva adeguare, il Papa non poteva tollerare il Papa, il massimo esponente del mondo cristiano, che nella città di Pietro gli ebrei fossero liberi. Quindi fece quella bolla allucinante, per l'appunto, per cui l'istituzione del ghetto fu di fatto decisamente molto facile, grazie proprio alle caratteristiche strutturali e topografiche della zona, che era di fatto, ribadisco, satura. Non venne fatto un muro, non fu fatto un muro come anche purtroppo sì, per sicurezza, l'aberrante muro che c'è attualmente a Gerusalemme. Vengono semplicemente messi dei portoni, vengono interdette tutte le entrate agli isolati che prospettavano le strade periferiche. Quelle che erano botteghe rimangono botteghe, a meno che non fossero case a bottega, quindi botteghe che davano accesso a casa. Per il resto le botteghe, anche perché via del Portico d'Ottavia attuale, via della Pescheria, era troppo importante dal punto di vista economico per andare a interdire o a chiudere tutta quella serie di decine e decine di botteghe che si aprivano sul lato occidentale. Quindi di fatto vennero chiusi gli ingressi alle case e lasciate le botteghe. L'unico muro vero e proprio, lo vedremo fra poco, era qui su quella che è l'attuale piazza delle Cinque Scuole. Quindi che divideva la piazza dei Cenci e la piazza all'interno, appunto la vera poi piazza delle Cinque Scuole, che non è quella attuale ma era all'interno dell'area recintata. Via della Pescheria all'inizio è fuori, o meglio, il limite del ghetto corre sul lato occidentale. E si fatto appunto ubicando delle porte nelle zone di accesso che erano poi appunto dei vicoli. L'altro detto fu decisamente molto molto facile. Di fatto però questa decisione la subirono in primis gli ebrei, ma anche tanti cristiani che vivevano nell'area che a quel punto viene chiusa, perché io ho detto la bolla è una cosa, l'istituzione del ghetto è un'altra. Logicamente all'interno del ghetto potevano vivere solo esclusivamente gli ebrei, i cristiani che avevano immobili in casa dovessero abbandonarli. Infatti noi vediamo la storia della famiglia Boccapaduli, famosissimi, ormai conoscete bene, che sono costretti ad abbandonare il loro palazzo nobiliare all'interno dell'area recintata e dovessero svenderlo, perché è chiaro, se ti rimane il palazzo là dentro non è puoi venderlo a prezzo di mercato. Probabilmente tanti cristiani che avevano dentro fecero a cambio con famiglie di ebrei che avevano casa all'esterno, quindi semplicemente scambiandosi la casa, è normalissimo questo, ma di quei boccapaduli dovessero svendere la casa, a quel punto accontentarsi di comprare il palazzo boccamassa, perché dopo buttavano fatto, ma così anche con un'altra famiglia. Quindi comunque interessò una diverse migliaia di persone, direttamente o indirettamente, che dovessero appunto movimentarsi dalla zona, però la maggior parte di questi erano così legate che la zona si preferirono comunque rimanere nonostante tutto nell'area di Sant'Angelo, quindi semplicemente scambiando le case con le persone dell'altra religione. I divieti erano, a parte appunto il divieto per spedire i cristiani dall'interno, gli ebrei dovevano stare chiusi all'interno dell'area recintata dal tramonto fino all'alba. Però poi ci sono altri passi della bolla che si capisce quanto fosse anche un'interdizione dal punto di vista economico, perché comunque le famiglie ebraiche in tutta Emilia Romagna avevano acquisito una ricchezza straordinaria.
Il divieto passò da divieto solo esclusivamente di circolazione libera o comunque di vivere in qualsiasi parte della città dello Stato Pontificio, aggiunto questo, perché venne istituito contestualmente anche il ghetto di Ancona e tutti gli ebrei che vivevano nello Stato Pontificio sono costretti ad andare al ghetto di Ancona, al ghetto di Roma. Quindi questo causò un incremento demografico esponenziale in tempi rapidissimi dei due ghetti. A quel punto però gli altri passi della bolla palesano il fatto che questa bolla non aveva solo esclusivamente natura religiosa ma anche fortissima accentuazione economica. Viene tolta agli ebrei la possibilità di fare qualsiasi altro tipo di lavoro, attività artigianale che fosse connessa alla produzione di oggetti da materiali nuovi. La materia prima doveva essere vecchia, quindi stracciaroli. L'unica attività che si poteva fare, non è che oggi, sì, in teoria, in linea puramente teorica, può essere riciclato qualsiasi cosa, a tempo da riciclare c'era ben poco, eh. O si riciclava il vetro, o il metallo, o i tessuti. Non è un caso che la comunità ebraica romana ancora oggi domina completamente il mercato tessuti nella capitale, perché fu il vincolo che ebbe dal 1555 di lavorare o produrre lavori che non avessero appunto materiale prima nuova. Quindi di fatto l'attività maggiore era sostanzialmente questa, rigattieri che andavano in giro a cercare appunto panni vecchi e poi li trasformavano, però avete visto in sinagoga che cosa riuscivano a trasformarci. Quindi nonostante tutti si peritarono di produrre comunque dei oggetti magnifici, nonostante la materia prima che utilizzavano era una materia prima in qualche caso molto molto scadente. Gli ebrei sono inarrestabili, cioè nel senso puoi fargli qualsiasi cosa, ma alla fine insomma non è esattamente come la Fenice, si riprendono da tutto. Quindi nonostante tutto i papi sapevano perfettamente che la comunità ebraica erano delle poche persone, gruppi di persone in città a cui si poteva affidare per la precisione, tanto che Sisto V, quando dovette ristrutturare il mercato del vino a Roma, perché Sisto V, avendo dei progetti eccezionali per la città di Roma, dovette aumentare le tasse, o meglio cercare un po' ovunque di aumentare il gettito fiscale. I più grandi evasori fiscali nella Roma cinquecentesca erano i locandieri. Sì. No, quelli che vendevano il vino erano. Perché riuscivano appunto a defraudare il fisco, in che modo? Grazie soprattutto al tipo di contenitore. Il vino veniva uscito all'interno di bicchieri e bottiglie di metallo. Quindi era impossibile vedere il colore del vino al momento in cui veniva estratto dalle botti o dai contenitori più grandi. Cioè, si dice spogliettare a Roma. Che significa spogliettare? No, il contenitore va riempito fino alla totale capienza, quindi esce leggermente fuori, veniva appunto con un coltello spogliettato, viene tolta la piccola parte in eccedenza. Il problema è che il contenitore in metallo rendeva impossibile vedere il colore, quindi vedere se il vino era annacquato. Perché la distribuzione del vino a Roma era una cosa rigidissima, sono tutte corporazioni, tartavernieri, doganieri, esensali, che controllavano tutti i quattro tipi di vino che arrivavano in città, partendo appunto dalle dogane di terra e dalle dogane di fiume. Il problema era quando poi il vino veniva venduto, che si perdeva il controllo. A quel punto, anche perché il taglio del vino con l'acqua veniva fatto non certamente con l'acqua desorgente, ma veniva fatto con l'acqua del fiume. Non è che a Sisto V interessasse tanto che l'acqua fosse più o meno inquinata, ognuno poteva pregare di meno. Gli interessava che alcuni riuscivano a vendere il doppio del vino, perché la tassa si arrivava a 20 litri di vino, pagavano tasse del 20 litri, però se vendevano 40 guadagnavano il doppio. A quel punto viene commissionato in ebreo la produzione di un oggetto in vetro che appunto fosse utilizzato per vendere il vino, e venne realizzato appunto il classico fiasco romano, quello che chiamiamo la foglietta, base mezzo litro. E quello si partì da unità di misura di mezzo litro, poi al litro, che si chiamava solo litro, poi si chiama il Barzilai il 2 litri, ma il Barzilai 2 litri è un nome ottocentesco che era l'onorevole Barzilai, che per comprarsi voti offriva vino praticamente a tutta Roma. Dopo c'è il quarto di litro, è il quartino, e poi c'è il sospiro, che è il dodicesimo.
perché c'era piccolo così e chi si sospira perché chi non c'ha una lira si comprava quello e quindi sospirava dalla tristezza di bere appunto un dodicesimo di litro di vino. Però appunto l'unità di misura che non prevede neanche più la sfogliettatura perché il basso del mezzo litro è all'altezza della parte stringente del col, a quel punto con un vetro purissimo era possibile vedere completamente la quaglia del vino. E qui a quel punto l'aveva fregato sostanzialmente questo punto, però si dovette affidare a un verraio ebreo, perché altrimenti non si fidava di nessun altro in città se non di lui. Infatti Tito V fu colui il quale, dopo Paolo IV, anche per ringraziarsi la comunità ebraica, ristrutturò già da subito il ghetto, inserendo, costruendo questa sorta di argine. La parte prospiciente il fiume, si vede anche in tantissime foto d'epoca, era un quartiere decisamente molto poco attraente, tanto che la via che lo costeggia si chiama via della Fiumara, però le case avevano appunto una parte basamentale molto alta che fungeva da sorta di frangifrutti. Il problema delle esondazioni a Roma, da immaginare, Roma non è una città, Roma non ha avuto mai il basso. Il basso è napoletano, non è romano. A Roma ai piani terra non ci viveva nessuno, non ci ha mai visto nessuno. Oggi infatti mi chiamate bassi, mi chiamate pietaterra, che è tutta un'altra cosa, per carità, e stanno nascendo in questo momento i pietaterra, perché utilizzando negozi perché costa di meno, perché qui stanno trasformando quelli che erano dei vani commerciali in mini appartamenti, però ed è una tendenza degli ultimi 10-15 anni, mentre prima Roma non ce l'ha mai avuta, anche perché ha un punto un fiume. Essendoci il fiume, abitare ai piani terra significa che in particolari periodi rischi che veramente di perdere decine di vite umane, quindi è un tipo di edilizia, ma non c'era stato neanche in epoca romana, a meno che non sia una villa chiaramente distribuita anche su un piano terra.